Bentornati per i fanelli del 19° episodio di Uncharted 3 Fortune, come sempre sono trovato. E questa è la quarta volta che cerco di registrare questo episodio per problemi vari che sto avendo con questo episodio, per via di nemici rompiscatole che spuntano nel nulla e morti che non finiscono mai. Ma almeno adesso più o meno ho capito come fare. E questi non mi aiutano. Ah. Vorrei capire, io non ho ancora capito una cosa, non ho tutti capito, li regà, ma questi quando sparano gli fanno qualcosa. A me mi è rimasto sto dubbio. Granata, giustamente. Ok, mettiamoci qui adesso perché dovrebbe arrivare uno col cecchino lì, eccolo là. Un headshot precisissimo. Se non ricordo male lì dovrebbe arrivare anche un altro cecchino però. Priorità assoluta a quello che lancia i missili. Ovviamente. Morto. Bene, ottimo, va bene così. Dopo prenderò anche la sua arma perché ci servirà. Davvero tanto. Perfetto. Non sono finiti tranquilli, lo so per certo. Bravissimo, così mi piace. Mi prude il naso. Ok, mettiamoci qua dietro adesso. So per certo che adesso ne arriveranno altri. Eccoli. Infatti, immaginavo. Anzi, più che altro lo so da esperienze passate. Guarda se va giù, no veramente raga, ma quanto costosti? E tu sei un genio. Ma dannazione! No, 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 no! E invece sì. Priorità. Un'altra priorità ovviamente adesso uccidere il cecchino lì sopra. Granata. Granata, perché le granate sono sempre gradite. Mi pare giusto. Là sopra dovrebbe uscire, infatti. Grazie per essere andato giù. Tira fuori la capocchietta. Morto. Bene, 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 così. Non ho capito se gli ho fatto un headshot o qualcosa di strano. Ok, allora. Prendiamo il nostro M4 qui un attimo.
Bravo. They don't know what they're dealing with. What are you? I don't know how, but that statue destroyed the whole colony, and it killed the Germans too. Whoa, whoa, come again? There's no time. We've got to get to the church. Praticamente dobbiamo salvare questi maledetti da un destino ben più crudele della morte, probabilmente. Anche se li lascerei in balia di quei cosi. Molto volentieri, aggiungo. Ah, mi hanno tolto il cavolo del lanciagranate, quello che è. Vabbè. Qualcosa qua ci sarebbe molto utile. Soprattutto perché qui è pieno, strapieno dei nemici. Fuori uno. Oh! Fuori due. Fuori tre. Fuoco e sangue. Oh, un trofeo. Ah, spero siano morti tu. Oddio. Esplodi, granata maledetta, granata, perfetto. E quello si è ucciso da solo. Credo. E lì c'è un altro dannato cecchino. Meglio farlo fuori subito. Perfetto. Sono finiti? Non credo. Spero siano finiti, ma non credo proprio. Immaginavo. Oh, ragazzo, fa... trofea iosa in questo momento, non che mi dispiaccia, anzi. Non sono un cacciatore di trofei, come ho detto più di una volta, però... non mi dispiace quando li faccio. Sto preso davvero, davvero tanti. E io sto finendo le munizioni. Oh 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 oh. Chi di granate perisce, di granate muore. Una piccola vendetta personale. E qui continuano ad arrivare nemici a iota, non finiscono mai. Granate, granate, vabbè. Un altro cecchino. Va bene. E qui continuano ad arrivare nemici, raga, qua non finisce mai sta cosa. Questo episodio è un costante spara spara, nient'altro. Oggi non sarebbe nel primo né nell'ultimo, eh. Ok. Munizioni per mitra, ma adesso a me mi servirebbe un cecchino per ammazzare l'ultimo cecchino qui sopra, vero? Simpaticone, come stai? Oh. Finalmente.
No, assolutamente il fucile a pompa una volta lo uso, ma due proprio no. Vediamo un po' cosa ci dice l'altare allora. Simpatico. Capitolo 21, oro e ossa. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, lasciate like, commento sempre se volete, iscrivetevi al canale, al vostro giorno è tutto, stay hollow.